e noi chiamiamo Passo Parco la co-founder di una startup molto interessante che sta mettendo premi davvero in Italia e anche all'estero. Non la vedo qua in sala, ma sono sicuro che c'è, Mary Francese viene a raccontarci la storia della sua startup. Buongiorno a tutti, sono Maria Francese, cofondatrice marketing communication manager di Neonga. Pensavo di essere più alta, ma in realtà no. No, fa un certo effetto. Noi stiamo sviluppando un dispositivo medico per il trattamento di ictus, arresto cardiaco e trauma cranico da utilizzare direttamente sul volo. Perché parlo di sogni? Perché questa storia nasce proprio da un sogno. Il mio sogno è quello di Enrico di portare appunto sul mercato un dispositivo in grado di intervenire precocemente. Ricordo quando è iniziata questa esperienza. Enrico aveva in casa una persona malata di ictus, lui era volontario nella Croce Rossa Italiana, nonché anestesista presso il Policlinico di Modena. Io invece stavo facendo un master a Milano in imprenditorialità e strategia aziendale, avevo da poco mollato il mio lavoro e parlando con mio padre appunto delle diverse difficoltà che avevo riscontrato a Napoli con il mio vecchio lavoro, mio padre mi fa: se hai un sogno fai di tutto per poterlo realizzare. E da qui me lo sono anche tatuato questa parola, perché tutto è partito anche dalla frase di Walt Disney: se puoi sognarlo puoi farlo. Quindi andiamo avanti con questo sogno. Il sogno nasce nel 2013, quando nasce appunto Neurogard, questa startup innovativa. Frequentiamo un programma di accelerazione per startup e vinciamo un premio in Silicon Valley, un percorso di accelerazione in Silicon Valley. La cosa strana è che Enrico è arrivato come fondatore di Neurogard, io semplicemente come una startup MBA partner. Dovevo affiancarlo per 3 mesi per poi capire insieme quale percorso intraprendere. Dopo la Silicon Valley decidiamo appunto di continuare questo percorso e si è tracciato per noi una storia piuttosto particolare, perché da lì è stato un percorso piuttosto in salita. Ci sono stati diversi riconoscimenti, a partire dal premio dall'idea d'impresa al premio Marzotto, fino ad arrivare l'anno dopo con prima l'Intel Business Challenge in Europa e poi l'Intel Global Challenge in Silicon Valley nella categoria Intraprendere Team and Hardware. Ma che cos'è questo dispositivo? Il dispositivo si compone di 2 parti, cioè un collare refrigerante e un'unità di controllo esterna. Il collare refrigerante serve per trattare precocemente i pazienti che sono stati colpiti da ictus, arresto cardiaco e trauma cranico. Pensate signore, ogni anno 5 milioni di pazienti soffrono di questo tipo di patologia. È la prima causa di disabilità permanente, la seconda causa di morte per i pazienti oltre 50 anni. Bisogna intervenire quanto prima possibile. Il collare refrigerante diventerà un domani il defibrillatore automatico per danni acuti. Qui si parla tanto di smart communities, di portare anche l'innovazione all'interno della sanità. Quello che noi vogliamo fare non è portare l'innovazione solo all'interno della sanità italiana e quella mondiale, ma anche quello di aiutare le persone, il paziente, ma anche il cittadino ad avvicinarsi a questo tipo di trattamento. Bisogna prevenire oggi. Bisogna utilizzare il defibrillatore automatico in tutti i luoghi pubblici, ma ancora prima bisogna insegnare le persone a sapere utilizzare questo tipo di dispositivo. Perché il dispositivo inizialmente sarà venduto alle ambulanze, agli ospedali, ai servizi di emergenza, ma un domani anche l'esercito e le diverse istituzioni saranno dotate di un kit Neurogard. Noi finora siamo un po' un esempio di open innovation, perché abbiamo fatto i primi test su un modello animale, l'abbiamo pubblicato su Neurocritical Care Journal ed ora ci accingiamo ad affrontare la seconda fase, che è quella più delicata, quella dei test clinici sull'uomo. Il tutto in collaborazione con 2 aziende inglesi, con Cambridge. La prima è l'Università di Cambridge con il suo ospedale, l'Underbrook Hospital, e la seconda è TY, che è un'azienda inglese specializzata nei sistemi elettronici e nella programmazione. A parte ciò, io vi ho spiegato leggermente un po' cosa vuole fare Neurogard, però io mi sono ritrovata 2 giorni fa a vincere un premio come migliore imprenditrice comunicatrice dell'anno. E quello che ho cercato di comunicare a tutti è un unico messaggio. Io prima ero esattamente qui dietro, perché mi nascondevo, ero timida, non mi mostravo, avevo vergogna di qualunque cosa. Quello che voglio fare oggi è spingere soprattutto tutti, giovani e non uomini e donne, a portare avanti le loro idee, a
non avere paura, a trovare le persone giuste per poterle portare avanti. Quello che ho detto anche recentemente su Milionaire è: cadrete, fallirete, non dovete avere paura, l'errore è umano, fa parte di noi essere umani. L'importante è che da quell'errore si tragga una lezione di vita. Bisogna andare avanti, bisogna saper cadere, ma poi bisogna anche sapersi rialzare. Non andate mai soli da qualche parte, perché è la comunità che fa la differenza. Quindi qui oggi ci ritroviamo ad essere cittadini, ci ritroviamo ad essere imprenditori, ci ritroviamo ad essere politici. Mettiamoci insieme, le nostre conoscenze devono essere messe a fattore comune, perché altrimenti qui il sistema economico non cambia. Un po' una delusione per la presidenza degli Stati Uniti, forse è pure normale, perché da donna io speravo in un cambiamento, ma speriamo soprattutto in un cambiamento di mentalità. Non... ma non è solo quello. Tutto è riuscito male. E quindi quello che per dire, volevo semplicemente concludere dicendo che il motto di NeuroGuard è che in questo corso contro il tempo ogni minuto è prezioso. I use brain, phrase it. Grazie.